Ciao ragazze e ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Questo è il video dei prodotti finiti del mese di giugno. Sono un po' sfasata perché praticamente mi sto trasferendo. Infatti, quando voi vedrete questo video, io sicuramente mi sarò già trasferita. Praticamente io questo video lo sto registrando oggi che è 20 sera, perché mi sto per trasferire appunto di città, cambio città, e quindi vi voglio fare vedere le cose che ho terminato, perché mi sono concentrata anche a terminare un sacco di prodotti per la casa e per la bimba. Appunto, in vista del trasloco non ho fatto spesa, ho comprato meno cose, quindi ho cercato di consumare quello che già avevo in casa. Perdonatemi se parlo a voce bassa, ma c'ho di là la bimba che dorme, infatti è tardissimo. Mi vedrete anche mezza struccata, ma scusatemi, però questo mese andrà così. Questo è il video dei prodotti finiti per quanto riguarda i prodotti per la casa e per la bimba. Partiamo subito perché sono tantissimi i prodotti. Innanzitutto ho terminato questo, che è una scoperta, sarebbe il nuovo morbidente che io ho comprato, questo della Lenore, che è un ammorbidente concentrato all'oro e fiori di vaniglia, questo qui è buonissimo, io lo pago 1,29 euro da Senese ed è veramente ottimo, ha un profumo fantastico e sì, sicuramente ora che mi trasferirò nell'altra città sì, lo riacquisterò. Vi parlerò meglio di questo trasferimento più in là. Sto cambiando città per lavoro, perché ho trovato lavoro e quindi mi sto trasferendo di città, ma ripeto, ve ne parlerò più avanti. Un altro prodotto terminato è l'ammorbidente, quello là che avevo già iniziato, questo è della Felce Azzurra Mon Amour. Non mi dispiace, però oramai ho trovato il mio ammorbidente per la vita, che è quello della Lenore. Anche questo non è male, questo sono 3 litri di prodotti, anche questo non costa tantissimo, è una buona alternativa, però io oramai sono andata in fissa per quello. Altro prodotto sempre per quanto riguarda la casa sono questi fogliettini, la chiappa colore della Grey, di cui io non posso fare a meno, e li ho terminati e sì, li riacquisterò appena sarò dall'altra parte. Altro prodotto terminato è il sole col vanish. Vedete tutti questi prodotti terminati perché ovviamente mi sono andata a rilavare un sacco di roba prima di metterle in valigia. Insomma, il sole col vanish, che sapete è il mio detersivo preferito per il momento, e questo col vanish lo adoro e sì, anche questo lo riacquisterò. Poi un altro prodotto di cui voglio parlare, allora, questi due prodotti sarebbero due top del mese, che ovviamente non vedrete nel video dei top e flop come volevo farvi vedere, perché appunto butterò le confezioni, però sono due top. Questo è questo qui, io lo trovo a Eboli, e qui nella mia città non l'ho mai trovato, e si chiama Smacchio Tutto più concentrato d'azione rapida, con letti e polsini, sugo, cioccolato, vino, frutta, caffè, birro, rossetto, erba e sangue, eccetera, su tutti i tessuti bianchi e colorati. Questo qui, questo prodotto è fantastico, ha l'apertura così, come vedete, a ecco qui, gocciola, che oggi l'ho lavato, a grattino praticamente, ed è fantastico, lo mettete sulla macchia, un po' strofinate con questo qui e la macchia va via, è fantastico. Altro prodotto terminato, quello sì, lo riacquisterò a Eboli assolutamente, e altro prodotto terminato è questo della Rio Casa Mia per il bagno, tutto bagno, 5 azioni, e certificazione ambientale, profumo di menta naturale, oli essenziali, ha un buonissimo profumo, però non mi piace come pulisce il bagno, perché praticamente
essendo, dice che praticamente previene i residui di acqua e sapone, è come se lasciasse una specie di patina, no, non mi piace, antiscivo, cioè no, non mi piace, che fa scivolare proprio l'acqua, però invece di lasciarla lucida è come se la lasciasse opaca sullo smalto, non so se mi sono spiegata, comunque no, non mi è piaciuto, non lo riacquisterò. Altro prodotto terminato è sempre il sole, però questo è col bicarbonato. L'ho terminato, ma no, questo non lo preferisco, preferisco quello col varnish, quindi non lo riacquisterò. Poi ho terminato questo, che è uno dei miei detersivi preferiti, diciamo passepartout, ed è il Diacal igienizzante. E questo è ottimo sia come anticalcare, io questo lo utilizzo per tutto, per i fuochi della cucina, per il lavandino, in acciaio ovviamente, e per il bagno, cioè io questo lo utilizzo veramente come passepartout. È un detersivo che a casa mia non manca mai, perché magari posso variare altri detersivi, però questo c'è sempre, infatti anche questo lo riacquisterò. Altro detersivo che adoro è questo per i piatti, svelto, questo qui con antibatterico alla menta selvatica e limone. Ve ne ho già parlato di questo e sì, l'ho terminato e lo rifinisco. Tra cui non mi ricordo chi nei commenti mi aveva scritto come si fa a consumare, come faccio a consumare soltanto una bottiglia di detersivo per i piatti. Allora, io non ho la lavastoviglie, quindi lavo i piatti a mano. Però questa formula è così densa che ne basta veramente poco, cioè, per lavare i piatti. Poi io dipende da uno. Cioè, non lo so, io sinceramente con un po' di detersivo di questo riesco a fare tanti piatti, onestamente, non occorre tanto detersivo, poi perché è molto concentrato, quindi cioè, secondo me è una cosa soggettiva. Comunque, io con questo riesco, a me dura un mese praticamente, poi siamo 3 persone in casa. Poi ho terminato le mie goccine, il profumo bucato, sempre queste della Nuncas, il profumo classico, sapete, ve ne ho già parlato, mi piacciono e quindi sì, anche queste sarà un prodotto che riacquisterò. E poi passiamo ai prodotti che abbiamo terminato in comunità, che c'è il gel da barba, ovviamente Antonio lo usa per farsi la barba, io lo uso per depilarmi le gambe, con aloe vera dell'Eurospin, sapete che io lo amo alla follia questo gel per pelli sensibili. Perdonatemi anche la luce, ma sono praticamente in soggiorno in cucina. E poi abbiamo terminato questo bagno schiuma al latte d'asina. Ed è buonissimo, dell'Angelica. Questo è sempre un bagno schiuma che mi piace tanto. Quando non so che cosa prendere, prendo lui. So che mi piace perché mi idrata molto bene la pelle. Già ne avevo parlato, se non sbaglio, l'anno scorso di questo bagno schiuma. E poi abbiamo terminato il Lactacid come al solito, anche questo sì, lo riacquisterò, anche se ho provato il Neutromed e devo dire non mi è dispiaciuto, però quello là, delicatezza se non mi sbaglio, tipo sempre di questo colore qua, perché quello freschezza l'ho provato, per carità non mi è piaciuto, l'ho provato a casa di mia cognata, però vabbè, il Lactacid sì, sicuramente lo riacquisterò. E poi abbiamo terminato il dentifricio acqua fresh, questo qui che mi è piaciuto tantissimo, bello, ti lascia la bocca almeno bella fresca. Questa qui è tripla azione, tripla protezione, 24 ore sugar acid protection, insomma, buonissimo, infatti penso che lo riacquisterò. Però volevo riacquistare quello nel tubo, quello là di plastica, perché sale la valvola e non si spreca prodotto. E poi per la bambina ho terminato
Queste cremine che mi aveva dato la mia pediatra l'anno scorso e questa è della Uriage, sono buonissime. La mia bimba ha un neo qui e quindi io questa la utilizzo anche in inverno. E vabbè, in inverno solo per il neo ne basta veramente una puntina. Ora che ovviamente c'è più sole, gliela metto su tutta il viso 50 più e questa sì, è fantastica. Sicuramente comprerò la full size, non so se riesce a mettere a poco, se io riesco a stare ferma con la mano. Poi ho terminato questi pannolini, come vedete questo mese è soltanto un pacco perché abbiamo tolto il pannolino anche di notte e c'era anche un flop il mese scorso di pannolini che sarebbero gli Huggies. Per carità, li ho odiati quei pannolini, ora non ve li ho fatti vedere perché ne sono rimasti due nell'armadio e non sto facendo il video dei top e dei flop perché quello conto di girarlo poi a casa nuova. E niente, questi pannolini li ho terminati, questi sapete che già li utilizzavo in passato perché non ho trovato Echicco e mi sono trovata bene in alternativa a Echicco, anche questi costano anche di più. E niente, però non sto riacquistando pannolini, anzi ho un pacco di pannolini Echicco praticamente quasi intero perché siamo riusciti a trovare il pannolino. E poi ho terminato come sempre le salviettine Etude, che un po' le ho utilizzate rosa per l'asilo, un po' le ho utilizzate io, insomma, per togliere gli swatches, insomma. E queste sapete che le niente ragazze, non c'è più nulla. E questo è tutto per il video dei prodotti finiti per quanto riguarda la casa e la bimba di giugno 2016. Fatemi sapere come sempre giù nei commenti cosa ne pensate e vi annuncio che non so, forse ci sarà un periodo che non riuscirò a caricare i video perché appunto trasferendomi devo chiedere l'allaccio di internet, poi perché devo cambiare casa e quindi cioè devo cambiare proprio città, quindi traslochi e cose varie, allaccio di internet, fin quando me la allacceranno non so se riuscirò a caricare tanti video. Domani, che è 21 giugno, spero di caricare almeno un altro video e insomma vediamo un attimino quello che si riesce a fare. Io per il momento vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze.